Ci troviamo a Madrid, quella alle mie spalle è la tangenziale M30, una delle strade più trafficate in assoluto a Madrid, e oggi si trova in queste condizioni, completamente ricoperta di neve, con macchine abbandonate e gente passeggiando. Madrid è stata colpita, è stata investita fin da ieri da una nevicata storica che non si vedeva da molti decenni, e ovviamente sono stati sospesi tutti i servizi pubblici, i bus, la raccolta dei rifiuti, i taxi, le macchine non possono circolare e l'aeroporto di casa è completamente collassato. E la neve continuerà a cadere anche nelle prossime ore, quindi una situazione veramente eccezionale in Spagna, mentre in Italia stiamo avendo al sud una situazione completamente opposta, con temperature addirittura sopra i 20 gradi centigradi.